Grazie signori e benvenuti in questa splendida serata, in questo contesto meraviglioso di questo cortile del Comune di Viterbo. Parliamo questa sera di impianti sportivi con due ospiti di eccezione che vado a presentare, che sono la dottoressa Francesca Stanzone, la FIGC, è responsabile dell'ufficio licenze UEFA e Financial Fair Play. La dottoressa ci parlerà appunto di quello che è lo stato dell'arte delle strutture sportive in Italia ma anche nel mondo. Abbiamo anche un altro ospite d'eccezione, possiamo definire un nostro quasi concittadino perché è acquisito, è uno di quei personaggi eccezionali che si sono innamorati del nostro territorio e qui hanno portato la sua dimora, in quel di Toscania, in quella abbazia che forse tutti voi conoscete, chi non la conosce invito a vederla, che si chiama l'abbazia di San Giusto, che ha ristrutturato in maniera eccellente, pietra per pietra, che forse rappresenta uno dei simboli più belli della nostra terra di Tuscia. L'ingegner Marocchieccoli non ha bisogno di presentazioni, è stato medaglia d'oro olimpica di equitazione nei giochi olimpici di Tokyo nel 64 e è attualmente membro del Consiglio Nazionale del CONI e è il presidente dell'Accademia Olimpica Nazionale Italiana, ovvero in poche parole ciò che all'interno del CONI si occupa di cultura dello sport. È una persona piacevolissima e che oggi doveva parlarci di impianti sportivi insieme all'architetto Gino Zavanella, il quale anche lui è eletto da Torino questi territori di Tuscia a sua dimora di piacere, quel di Capranica. Purtroppo uno spiacevole inconveniente non ha permesso a lui di venire oggi, ma ci ha chiamato poco fa e ha detto ci ha messo a disposizione un'altra data che poi decideremo a breve per parlarci nello specifico dello Juventus Stadio e degli altri impianti. Anche il presidente della FIGC è ancora impegnato in Brasile e quindi ci manderà i saluti attraverso la dottoressa Sansone. Grazie e a voi. Funziona? Posso parlare? Parlo io perché sono più vecchio, non perché ne sappia di più. In realtà qui se ne sa qualcosa è la dottoressa Sansone che per formazione e per lavoro si occupa proprio di questo campo. È un campo molto delicato e vastissimo. Lo dico non per sentito dire ma perché bene o male anch'io, non quanto Gino Zavanella, ma anch'io ho progettato impianti sportivi in giro per l'Italia e per il mondo e so quanto è delicato questo argomento da molti punti di vista. Quando dico molti, non è un modo di dire per attirare la vostra attenzione, ma è veramente così. Voi sapete che il calcio è organizzato per livelli. In Italia, naturalmente, come voi ben sapete, abbiamo tanti livelli, da giovanile al dilettantistico, all'amatoriale, al semiprofessionale, al professionistico. E alcune di queste squadre, fortunatamente, partecipano alle coppe internazionali, che sono per l'Europa sotto il governo dell'UEFA e basta, perché poi oltre c'è la FIFA che interviene per le nazioni, per i tornei fra nazioni. Non è un argomento banale e occorre avere delle competenze molto ampie dal punto di vista economico, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista sociale e dal punto di vista soprattutto sportivo. E questa giovane bella signora rappresenta tutti questi lati. E quindi io penso che per prima è giusto che parli lei, che racconta i segreti, se possiamo chiedergli, del suo lavoro e del lavoro di relazione fra la Federazione Italiana e la Federazione Internazionale Europea, e poi io mi inserirò magari ogni tanto a fare delle domande non trabocchetto ma stimolanti per legare un argomento tecnico alle conoscenze nostre di cittadini e di sportivi normali. Quindi Francesca, a te. Grazie a te. Per questa presentazione. Io innanzitutto vorrei portarmi i saluti del presidente Abete, che come dicevamo sta rientrando oggi dal Brasile e quindi purtroppo non è potuto venire personalmente. Spero di riuscire a rappresentarlo in questa sede. Come vi diceva l'ingegner Checcoli, io sono da alcuni anni responsabile dell'ufficio licenze UEFA della Federazione Gioco Calcio. E il sistema delle licenze UEFA è un sistema che è nato alcuni anni fa
e che è il sistema previsto per l'ammissione delle società di calcio alle competizioni UEFA per club, quindi per intenderci la Champions League e l'Europa League. E nell'ambito dei criteri e dei requisiti che vengono valutati proprio per l'ammissione delle società a queste competizioni UEFA ci sono anche gli aspetti infrastrutturali, quindi legati agli impianti sportivi. Fra gli altri esaminiamo gli aspetti economico-finanziari, organizzativi, quindi di governance della società, di struttura della società, gli aspetti legali e gli aspetti legati ai settori giovanili, e quindi ai vivai delle società sportive. So che stasera siete particolarmente interessati al lato dell'impiantistica sportiva e quindi cercheremo di soffermarci più su questo. È chiaro che quello che posso dirvi è che la UEFA ha posto fin da subito l'accento in maniera importante sull'aspetto dell'impiantistica, tanto è vero che in questo sistema di ammissione delle società alle competizioni UEFA uno dei pilastri è proprio legato agli aspetti, ai requisiti infrastrutturali che gli stadi devono avere per poter ospitare queste competizioni. In particolare la UEFA attribuisce proprio delle categorie agli stadi di calcio che vanno dalla prima alla quarta categoria a seconda degli standard che vengono offerti e evidentemente tra i requisiti previsti dalla UEFA ci sono aspetti maggiormente legati al gioco, quindi non so, le dimensioni del terreno di gioco, le caratteristiche delle panchine, delle porte e via dicendo, ma ci sono poi aspetti molto importanti legati al comfort degli spettatori. Mi viene subito da pensare ai seggiolini dotati di schienale, questo per esempio è stato un aspetto su cui la UEFA ha battuto molto, che può sembrare una banalità, ma insomma lo schienale allo stadio sicuramente rende più piacevole lo spettacolo. E poi ci sono aspetti legati alla sicurezza. La sicurezza che la UEFA distingue in safety and security, quindi la safety legata proprio alla sicurezza intesa in termini di agibilità strutturale e la sicurezza che loro chiamano security intesa in termini più operativi, quindi legata per esempio agli steward, alla gestione proprio durante la partita. E tra le altre cose ovviamente gli aspetti legati ai media, perché va da sé che le competizioni UEFA, le partite UEFA sono sempre più un evento mediatico e come tale merita che ci siano le dovute attenzioni anche nei confronti dei media, quindi non so, la giusta illuminazione del terreno di gioco per poter trasmettere la partita in televisione, le postazioni dei teleradiocronisti, il wifi per i giornalisti e via dicendo. Ora è chiaro che quindi la UEFA diciamo pubblica, emana dei regolamenti a cui le federazioni e quindi le società sportive devono attenersi e se ci pensate adesso forse molti di voi avranno sentito parlare di questo famoso financial fair play che è sempre più spesso sui giornali e che fra pochi giorni, insomma proprio in questi giorni sta entrando nel vivo. E pur trattandosi di un sistema di controllo prettamente economico-finanziario, anche lì indirettamente la UEFA in realtà ricollega il tema degli stadi, perché la regola base del financial fair play in qualche modo tende a verificare l'equilibrio economico-finanziario delle società, quindi c'è questa regola che noi chiamiamo impropriamente di pareggio di bilancio, diciamo la break-even rule. E però la UEFA cosa dice? Dice che può essere escluso dal calcolo dai costi di questa break-even rule tutti i costi che sono legati agli investimenti negli impianti, quindi è possibile escludere gli ammortamenti, gli oneri finanziari, adesso senza entrare troppo nel tecnico, però per dire che anche
in un tema prettamente economico-finanziario, comunque c'è dietro legata l'attenzione agli investimenti nelle infrastrutture. Ecco, c'è da dire che fino adesso purtroppo in Italia, considerata la situazione attuale, un po' quello che stanno facendo e che fanno le nostre società sportive per poter essere poi ammesse a partecipare a queste competizioni è un po' andare a rattoppare, passatemi il termine, quindi non abbiamo assistito, tranne che in un paio di eccezioni che poi magari andremo ad esaminare un po' più attentamente, ma normalmente non si assiste ad interventi strutturali, razionali e finalizzati e progettati con lungimiranza. Si assiste semplicemente cercare di rispettare questi diversi requisiti infrastrutturali richiesti dalla UEFA, che possono consistere nell'aggiungere dei seggiolini laddove mancano, nell'adeguare le banchine o fare tutti questi interventi di cui parlavamo. Ed è evidente che in questi termini dobbiamo distinguere, è chiaro che lo stadio può rappresentare un costo, o diciamo una zavorra per le società, o può rappresentare una fonte di ricavo. Oggi come oggi lo stadio in Italia nella maggior parte dei casi rappresenta un costo, in effetti, perché normalmente lo stadio è di proprietà pubblica, appartiene alle amministrazioni comunali, e come tale le società sportive, per poterle utilizzare, lo stadio devono pagare un canone di affitto anche molto elevato. Sono stadi di vecchia generazione, non pensati in modo specifico per il calcio, quindi molto spesso assistiamo alla pista d'atletica intorno al terreno di gioco, che rovina sicuramente quella che è l'atmosfera e la visibilità sul campo, e quindi proprio anche la sensazione di vicinanza del tifoso con il giocatore. Sono impianti che di fatto non offrono servizi, quindi grasso che cola se si riesce a rimediare una Coca-Cola dal bibitaro che passa con il carrello, ma dove mancano centri di punti di ristoro veri e propri, ristoranti, bar, servizi di vario genere. Dove mancano le infrastrutture, quindi sappiamo tutti quanto è difficile arrivare allo stadio, mancano i trasporti, quindi molto spesso, ecco, credo che ci sia solo, non so, l'esempio di Napoli, dove c'è la metropolitana che porta allo stadio, ma altrimenti diventa complicato arrivare allo stadio, diventa complicato parcheggiare allo stadio perché mancano i parcheggi. Quindi questo è un po' un modello di stadio che rappresenta in effetti più che altro un costo per le società sportive, e io direi anche per il territorio, anche per le stesse amministrazioni comunali, che poi in effetti anche loro devono mettere mano a una manutenzione fatta così, insomma, in maniera sporadica, anche questa non con attenzione, ed è sicuramente un modello superato e che in qualche modo bisogna tendere a superare. E poi c'è l'idea invece di stadio inteso come fonte di ricavi. Posso inserire un attimo? Allora, l'Italia ha Pompei. Dice, ma che c'entra Pompei? C'entra. L'Italia è antica. E tutto quello che è successo al mondo è successo prima in Italia. Non escluso forse il calcio. È successo che la più parte degli stadi italiani risalgono a prima della seconda guerra mondiale. Negli anni ancora prima del fascismo o subito durante il fascismo. Quindi sono tutti stadi costruiti per iniziativa pubblica, quando lo Stato aveva, sia lo Stato giolittiano che lo Stato fascista avevano i denari per farlo, e per dare le prime infrastrutture di tipo sportivo all'Italia. Non è un caso che, prendete come esempio il Foro Italico di Roma, si chiamava Foro Mussolini, io non voglio mica fare, per carità, la pubblicità al fascismo, ma
è la fotografia di un'epoca. Il Foro Mussolini era un grande impianto polisportivo, all'avanguardia, assolutamente all'avanguardia, ma era un'espressione dell'epoca. Come è nato il Foro Mussolini a Roma, che oggi si chiama Foro Italico, in altre città italiane sono nate degli impianti analoghi, dove la gioventù che in futuro avrebbe costituito l'esercito italiano, questa era la mentalità, diventava forte, robusta e coraggiosa. Questo modello è chiaramente dotato della stessa anzianità, fatte le dovute proporzioni, di Pompei rispetto al resto della civiltà. Pompei casca a pezzi, gli stadi italiani cascano a pezzi. Dice, ma sei scemo, come fai a paragonare due cose così? Ma se voi analizzate, in fondo le cose sono quelle, sono beni pubblici in cui l'autorità pubblica non interviene più, perché oramai quel che doveva fare ha fatto, lo vuole appioppare ai privati, ma senza spossessarsene, perché il meccanismo non c'è, non esiste un meccanismo in base al quale una cosa pubblica possa diventare privata, se non un'asta. Qui abbiamo degli avvocati, lo sanno meglio di chiunque altro, ma chi compra all'asta uno stadio? È possibile, non so, Dio, ho fatto qualcosa che non dovevo. C'è un solo possibile utente, quindi l'asta non si può fare. Ecco perché la Juventus è l'unica società sportiva italiana di calcio che si è fatta uno stadio, ma dimenticando uno stadio pubblico, al suo stadio privato, costruito su aree private con denari privati, e è diventata la sua cittadella, analogamente a quello che è successo nella più parte delle società sportive di calcio importanti in Europa. Io non sono un progettista di stadi, sono più un progettista di palazzi dello sport, ne ho visti tanti, ne ho progettati altri. L'atmosfera e i problemi sono completamente differenti, perché sono tutti di ultima generazione, quasi tutti costruiti dopo la seconda guerra mondiale, o per iniziativa privata o per iniziativa pubblica, ma comunque con la logica di diversa rispetto a quella precedente, che si occupava di formare giovani cittadini. Questa invece è la logica di chi vuole attrarre spettatori che stiano comodi, che stiano, abbiano servizi adeguati, che abbiano accessi adeguati, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che è successo per i palazzi dello sport, nelle città importanti naturalmente, dove ci vanno anche lì le migliaia di spettatori, non le centinaia di spettatori, il problema non dico che sia risolto, ma comunque è stato affrontato in maniera adeguata. Per gli stadi cominciamo ora, la Juventus è il primo esempio, anzi mi piacerebbe che la dottoressa ci parlasse appunto della differenza di concezione fra il delle Alpi, lo stadio di Torino, e il nuovo stadio, cioè il Juventus. Esatto. Sì, appunto, la concezione di stadio inteso come fonte di ricavo, e quindi la concezione poi dello Juventus Stadium è quella di uno stadio evidentemente funzionale, che può essere utilizzato non soltanto durante la partita, l'evento sportivo, ma durante tutta la settimana. Uno stadio con la possibilità di offrire servizi, in questo caso uno stadio di proprietà, perché come dicevamo in questo caso si è trattato di uno stadio di proprietà, c'è la possibilità in questi casi di vendere il naming rights, per esempio, dell'impianto, e questa è un'altra fonte molto interessante di ricavo. Pensiamo agli stadi, all'Emirates Arena o quant'altro. Quindi è stato fatto uno studio in base al quale uno spettatore medio trascorre in un impianto, diciamo, di vecchia, in uno stadio di vecchia generazione 120 minuti, quindi poco più del tempo proprio strettamente necessario della partita, e mentre invece in uno stadio di nuova generazione moderno in media 230 minuti.
che vuol dire il fatto che uno spettatore trascorra più tempo nello stadio è una cosa importante, perché lo spettatore trascorrendo più tempo nello stadio innazitutto spenderà di più nel comprare qualcosa da mangiare, ci qualcosa sono dei da conti, bere. Delle valutazioni economiche che facciano capire quanto sì, può essere. Io ho portato, infatti ho portato dei numeri, per questo mi sono portata il blocco degli appunti per non darvi numeri sbagliati. Però sono stati fatti diversi studi su questo argomento, tra l'altro la Federazione Gioco Calcio da alcuni anni ha proprio un centro studi che quindi appunto approfondisce tutta questa, anche questa materia. E per esempio uno studio sulla presenza degli spettatori allo stadio, pensiamo che in Bundesliga, quindi in Germania, negli ultimi 16 anni la percentuale di spettatori medi è aumentata del 43%, che è tantissimo in 16 anni. In Premier League è aumentata del 22%, ma era già alta. In Italia, in Serie A, è diminuita del 25%. Quindi sono numeri abbastanza chiari, abbastanza importanti, non vanno interpretati, insomma. E così il tasso di riempimento, quindi quanta parte dello stadio viene riempita dagli spettatori. In Germania il 91% degli stadi è sempre piena, in Italia il 53% è il tasso di riempimento degli stadi. Quindi perché questo? Perché lo spettatore è chiaramente più invogliato ad andare in uno stadio che sia confortevole, che sia sicuro, che sia accogliente per la propria famiglia e quindi non un ambiente ostile. Per cui, e questo si traduce in ricavi. Questo si traduce in ricavi per le società sportive, quindi per esempio in termini di quelli che vengono definiti i ricavi da gara a livello di bilancio, il ricavo da gara è proprio il ricavo generato dal giorno della partita. E i ricavi da gara, sempre in Bundesliga tra il 2003 e il 2004 e il 2011-2012, in Germania sono aumentati del 113%, in Italia sono aumentati nello stesso periodo dell'11%. E anche lì, se la vediamo in percentuale, in Germania questa parte di ricavi legati al giorno della gara costituiscono il 24% del totale dei ricavi della società sportiva, in Italia costituiscono l'11%, quindi una percentuale molto bassa. Che vuol dire? Vuol dire che noi in Italia, le nostre società sportive dipendono ancora fortemente e troppo dai ricavi derivanti dai diritti televisivi, c'è decisamente poca diversificazione, il che però è molto pericoloso evidentemente. È chiaro anche che quella che può essere vista come, che è sicuramente ad oggi un elemento penalizzante, rappresenta anche un'opportunità, perché vuol dire che c'è ancora un ampio margine per le società italiane, un ampio margine da sfruttare, quindi nel momento in cui le nostre società saranno capaci di mettere in piedi, come ha fatto la Juventus, e vedremo i numeri della Juventus sono raddoppiati, quindi è incredibile quanto abbia già inciso la costruzione del nuovo stadio. Quindi volendo, una volta che si riuscirà a superare questo ostacolo degli impianti sportivi, sicuramente c'è un ampio margine di ricavi ancora tutti da sfruttare. Posso fare un'altra domanda? Io ho sentito dire, ho anche letto delle bozze di una legge che dovrebbe essere in Parlamento da anni, ecco, e che dovrebbe agevolare appunto la realizzazione da parte dei privati di stadi come questi di cui stiamo parlando. A che punto sono le cose? A che punto sono? Purtroppo la legge è ferma, come dicevamo, e sta un po' rimbalzando da diversi anni. È stata fermata e bloccata per vari motivi, per una paura di speculazione edilizia, che ci potesse essere una speculazione. Ora bisogna anche lì fare un po' attenzione e fare delle differenze.
cioè il fatto che ci sia o che sia prevista una perequazione edilizia a fronte di investimenti negli stadi non è necessariamente il male se fatta con correttezza e con equilibrio. Ci sono altri esempi in questo senso anche insomma in Inghilterra, dove al posto del vecchio stadio sono stati costruiti non so edifici, e laddove c'era il terreno di gioco c'è il giardinetto dove giocano i bambini, e questo ha permesso la costruzione del nuovo stadio. Quindi sicuramente la legge la aspettiamo, l'aspettano le società sportive, sarebbe una forte agevolazione soprattutto anche dal punto di vista dell'iter amministrativo burocratico. Detto questo, possiamo anche dire che ci sono esempi, lo è stato la Juventus ma lo è anche l'Udinese, che ci dimostrano che poi al di là della legge, volendo, la possibilità c'è comunque di ovviare a questi ostacoli e di procedere con un progetto di costruzione o ristrutturazione. Adesso l'Udinese per esempio ha già avviato i lavori di ristrutturazione del proprio impianto sportivo, che sono lavori quasi paragonabili alla costruzione di un nuovo impianto, perché in effetti resta in piedi solo la tribuna principale, che era quella insomma coperta. Vengono abbattute tutte e tre le altre tribune, viene avvicinato il terreno di gioco alla tribuna principale, sarà fatta la copertura su tutto lo stadio e saranno creati tutti gli spazi commerciali previsti per ristoranti, skybox e tutti questi servizi che uno stadio moderno deve poter offrire. Faccio un inciso per ricordare a tutti noi che l'ultima legge statale di finanziamento sia degli impianti per il grande spettacolo sportivo, sia per gli impianti di base, di cui c'è altrettanto bisogno, se non più bisogno addirittura, risale alla fine degli anni Ottanta, quando l'Italia doveva ospitare i mondiali del 90. Quindi sono passati 30 anni. E in 30 anni le cose sono molto cambiate, voglio dire, ci sono bisogni completamente differenti. Quindi è chiaro che, come la legge per Italia 90 mise in moto un grande cantiere nazionale di costruzione di piccoli impianti destinati alle attività di base e ai grandi impianti, ci fu anche una sorta di, relativamente agli stadi, di compromesso politico. Ricordo benissimo le discussioni, essendo io molto vecchio mi ricordo purtroppo solo le cose di molti anni fa e non più quelle di poco tempo fa, questa è una cosa di cui dovete perdonarmi, ma mi ricordo benissimo le discussioni che si furono fra politici e tecnici, diciamo, e gli amministratori del CONI, di cui anch'io facevo parte, per decidere se negli impianti di calcio per Italia 90 ci dovesse essere o meno la pista di atletica. E ci sono sempre stati, mi perdonerete se io faccio un po' di pettegolezzo di tipo politico sportivo, fra i due mondi, mondo dello sport e mondo della politica, che in teoria dovrebbero essere completamente estranei l'uno all'altro, nel nome della indipendenza dello sport rispetto alla politica, ci sono sempre stati dei personaggi che hanno fatto da collegamento fra l'uno e gli altri. Anche in Parlamento ci sono degli schieramenti orizzontali che amano lo sport, in particolare il calcio, e che sono coloro che lavorano in maniera nascosta perché certe iniziative vadano in porto. In certi casi si chiama lobbying, azione di lobby, in altri casi, come nel nostro caso, è banale passione sportiva. Ma la decisione politica, che non era politica in realtà, era del mondo dello sport, ma per blandire la politica, per ottenere l'approvazione della politica, per non dimostrare che lo sport non era solo il calcio ma era anche altro, quasi tutti i grandi stadi dei mondiali 90 avevano la pista atletica, facendo un danno gigantesco, perché tutti quegli stadi, a parte uno che era il Franchi di Firenze, che per Italia 90 e per la forza politica di distruggere la pista atletica, del tutto inutile,
in quegli stadi lì l'atletica non ci va, perché non si organizzano più dei meeting d'atletica per 40-50 mila spettatori. Bella grazia se sono 5.000, solo il Golden Gala di Roma riesce a fare metà dello stadio quando va bene. Quindi era veramente un'opera di demagogia politico-sportiva quella di fare negli stadi d'Italia 90 la pista d'atletica. E infatti il tema, se mai ci saranno i denari per affrontare il problema e risolverlo, sarà quella di abolire la pista d'atletica e fare un'operazione analoga a quella che ha fatto a Firenze. Il bellissimo stadio di Firenze è diventato un bellissimo stadio per il calcio, come è giusto, insomma. Chiuso l'inciso. No, ma è assolutamente così, in effetti anche appunto l'Udinese fa proprio questo, ma questo anche per andare incontro poi all'idea, alla concezione che ha la UEFA degli stadi, cioè quella di un'atmosfera, loro la chiamano la friendly atmosphere, quindi un'atmosfera amichevole dove lo stadio deve diventare in qualche modo la casa del tifoso. Come peraltro era, io ricordo quando ero bambino, mio papà mi portava allo stadio con mia sorella e mia madre a vedere la partita, erano le famiglie che andavano a vedere la partita, quindi c'erano i nuclei familiari, Bologna era una piccola città come Viterbo, quindi ci si conosceva tutti, andare allo stadio era incontrarsi fra tanti amici che si incontravano allo stadio e rimanevano magari a chiacchierare di più allo stadio per il piacere di farlo. Ecco il senso di socialità che può nascere in uno stadio invece che un senso di conflitto, come invece sta succedendo adesso in Italia. E credo che l'unico stadio dove non ci siano le barriere orizzontali e verticali nel pubblico sia l'ultimo stadio costruito, cioè lo Juventus Stadium. Sì, questo per esempio è uno dei cavalli di battaglia della UEFA, proprio l'abbattimento del... Devo star fermo. Ops. L'abbattimento delle barriere, quindi sia delle barriere fra gli spalti e il terreno di gioco, che è quello che si sa di più, si conosce di più come caratteristica, ma anche per esempio la UEFA invita a eliminare le barriere, quelle proprio fra i diversi settori dello stadio, proprio per eliminare questo senso di segregazione, così come la UEFA auspica stadi che non siano militarizzati, ed ecco perché predilige, voglio dire, la figura degli steward piuttosto che quella dei poliziotti. Mi posso inserire con un'esperienza personale, Francesca, chiedo scusa, ma il personaggio, la star della serata è lei, io faccio un po' di compagnia. Io ho più esperienza, come dicevo prima, di palazzi dello sport. Esistono alcuni palazzi dello sport in Italia che sono particolarmente roventi, dove il tifo è veramente duro. Pesaro è uno di questi, Milano è un altro, Bologna, mezza cottura. Io ho giocato quando ero giovane, non si direbbe data la mia statura, 2 anni in Serie A di pallacanestro, e quindi li ho girati questi stadi e ho vissuto l'esperienza di un tifo violentissimo, ma veramente violento, a pochi centimetri da noi giocatori, ma non c'era una barriera fisica. C'era una barriera ideale che separava il pubblico dai giocatori, per cui il tifo e anche l'aggressività verbale si fermava a un certo punto. Succedeva la stessa cosa che succede quando, non so se l'avete notato, un cane passa per la strada e un altro cane sta nel giardino. Se per caso il cancello è aperto, i due cani non si aggrediscono, ma scappano, ognuno in un settore più sicuro per evitare lo scontro. La stessa cosa succede fra giocatori e spettatori in quei palazzi dello sport in cui la vicinanza fra gli uni e gli altri è veramente stretta. Si dice, certi psicologi hanno fatto degli studi in cui si dice che la barriera aiuta l'aggressività, perché costituisce un qualcosa da superare e quindi cade il tabù del contatto fisico fra oggetto dell'aggressione verbale e aggressori. Quindi in tutti gli stadi del mondo in effetti le barriere non ci sono e non si legge così comunemente che ci siano delle aggressioni
oggi almeno da parte degli spettatori nei confronti dei giocatori. Quindi probabilmente bisogna avere il coraggio di rimuovere questa specie di tabù della barriera fisica che è stata introdotta addirittura. Io ne ho anche progettato gli stadi, voglio dire, ma c'è il fossato come era fra le belve del Colosseo e gli spettatori, un fossato profondo 3 metri, largo 3 metri, dove non c'è la barriera fisica di vetro d'acciaio, voglio dire addirittura. Ecco. Sì, sì, sì. È interessante sapere quello che succede allo stadio della Juventus, dove non c'è. Non c'è, no, assolutamente, o così come addirittura in alcuni stadi ancora esistono delle gabbie vere e proprie nel settore ospiti, delle gabbie metalliche dove gli spettatori sono letteralmente in gabbia. E come dicevamo, questo in realtà aumenta l'aggressività del tifoso, questo sentirsi costretto. Per cui l'altro aspetto su cui sicuramente bisogna lavorare ancora tanto in Italia, dove siamo forse ancora indietro, è anche proprio l'approccio al tifoso, quindi quella che viene definita la customer relationship management, quindi il legame, l'attenzione al tifoso spettatore, la capacità di capire, di intercettare quelli che sono gli interessi, le necessità dello spettatore per andare incontro. Forse da questo punto di vista anche sul tema delle barriere un'altra società molto attiva è la Fiorentina. La Fiorentina che sta promuovendo un progetto pilota in qualche modo di abbattimento delle barriere allo stadio, quindi delle barriere fra gli spalti e il terreno di gioco, è anche molto attiva nell'organizzazione di incontri e quant'altro, perché l'altra cosa che forse è interessante sottolineare è che per esempio è stata proprio creata una nuova figura che è quella del responsabile dei rapporti con le tifoserie, che fino ad oggi non esisteva. È sempre la UEFA l'ha inserita nell'ambito del sistema delle licenze UEFA, quindi fra le figure obbligatorie, organizzative che la società deve avere, c'è anche questa figura del, loro la chiamano il supporter liaison officer, quindi proprio il responsabile dei rapporti con la tifoseria, che deve essere la persona in grado di creare, sensibilizzare i tifosi verso i valori della correttezza, del fair play e per cercare di creare il punto di contatto fra la società e gli spettatori. Ora, quindi direi che i benefici della costruzione di un nuovo stadio sono abbastanza evidenti sotto gli occhi di tutti, sempre per tornare al caso della Juventus, per darvi alcuni numeri, a fronte di un investimento di 145 milioni, che sono l'investimento che sarà necessario per costruire lo stadio. Come è stato finanziato questo investimento? È stato finanziato in parte con il credito sportivo, in parte vendendo dei diritti alla Sport 5, e in parte vendendo delle aree commerciali, quindi in qualche modo diciamo, la Juventus è riuscita a finanziare tutto il progetto. E da quando è stato costruito la Juventus ha visto aumentare l'affluenza media del 70%, i ricavi da gara, che sono questi ricavi che dicevamo prima generati il giorno della partita, sono aumentati del 174%. Quindi insomma parliamo di numeri importanti. Posso fare una domanda? Un bilancio medio di una società sportiva professionistica di calcio, che percentuali ha appunto di redditi e come è ripartita? E come dicevamo prima, la percentuale più alta dei ricavi delle società di calcio sono i diritti televisivi. Percentuale circa? Beh, sarà intorno anche al 60%, quindi sono percentuali veramente molto, molto alte. Poi dipende un po' dalla strategia della società, ci sarà la società che fa molta attività di compravendita a giocatori e quindi riesce ad avere molti ricavi derivanti dalle plusvalenze, dalla vendita dei calciatori.
però ecco i ricavi, i nostri ricavi da sponsorizzazione, pubblicità, sono tutti in percentuale abbastanza bassi rispetto invece alla media europea, questo senz'altro. Posso fare un'altra domanda? Come no? Io ho avuto occasione di conoscere David Stern, che è il commissioner della NBA, il quale mi diceva che il segreto del successo della NBA è stato quello di rendere possibile, se non certo, l'aumento di competitività di ogni singola squadra iscritta all'NBA grazie al sistema, come dire, delle scelte dei giocatori da parte di tutte le squadre, per evitare che ci sia una, due o tre squadre che sono talmente più forti dal punto di vista economico che ovviamente questo faccia sì che il campionato è già deciso prima, anche dal punto di vista della ripartizione dei diritti televisivi, che anche là, come nel calcio italiano o europeo suppongo, sono la stragrande maggioranza delle entrate, c'è questa possibilità di suddividere, hanno studiato di suddividere in maniera più orizzontale, più piatta, in modo che ogni squadra possa investire in giovani talenti e in giocatori importanti. Perché questo non può avvenire in Italia e in Europa? Questo da noi non avviene, credo, perché il sistema americano è un sistema chiuso, non fatto. Forse lo conosco male io. No, è così come dice lei, però questo avviene perché da loro esiste questo sistema chiuso che non è fatto di retrocessioni e promozioni, mentre da noi c'è un sistema aperto, piramidale. Quindi in realtà è più difficile creare questa competitività e distribuire in maniera così uniforme le risorse. A questo si aggiunge un tasso, un livello di litigiosità altissimo e di conflittualità altissimo comunque fra le società sportive, che difficilmente riescono a mettersi d'accordo sulla distribuzione di queste risorse. Però sicuramente il fatto della competitività, cioè il fatto di non avere delle squadre eccessivamente più forti di altre, è importantissimo. Pensiamo al caso spagnolo, cioè in Spagna in effetti loro hanno Barcellona e Real Madrid che sono anni luce avanti rispetto a tutte le altre, e una massa di piccole squadre sono tutte indietro. Questo sicuramente non rende particolarmente attraente, interessante. E quindi penalizza il campionato, gli spettatori, il fatto che la gente vada a vedere le partite. Sì. Un po' in Italia meno. Assolutamente. In Italia un po' meno questo, perché c'è un po' più di competitività, almeno a livello di accesso alle competizioni UEFA o di retrocessioni, c'è questo decisamente, forse più che in Spagna. È un altro punto di forza questo, per esempio, sempre della Bundesliga, questo grande equità fra le varie società. Quindi, torniamo allo straordinario aumento di entrate della Juventus. Della Juventus, anche lì percentuale di riempimento del 95%, vuol dire che lo stadio è praticamente sempre esaurito. Con tutto che la Juventus ha operato una politica di prezzo del biglietto che è andata ad aumentare il prezzo del biglietto allo stadio, quindi nonostante questo gli spettatori sono stati comunque disposti a pagare di più per godere lo spettacolo, quindi evidentemente il miglioramento dell'infrastruttura ha portato un beneficio in questo senso. Io direi che a questo punto possiamo anche lasciare il campo a qualche domanda, se qualcuno è interessato a conoscere dei dettagli. Eccoci. Prego, se c'è un microfono da far circolare, visto che... Lui, architetto e arbitro di pallacanestro, è condannato. Quindi è tutto suo. Complimenti. No. Complimenti, io intanto volevo dire che anche a livello di pallacanestro stiamo messi bene, sì. Nel senso che probabilmente Bologna, forse Torino, Palais Ozaghi, poco altro, nel senso che anche Milano è messa male. Prima una nota e poi dopo una domanda specifica. La nota è quella che quest'anno
noi abbiamo avuto dei problemi esattamente contrari con la pallacanestro, per esempio. Abbiamo avuto una finale scudetto dove avevamo un palazzetto senza barriere, però non è stata un'esperienza felice. Forse noi abbiamo il problema della tifoseria, quello che ha detto lei, che secondo me viene prima del poter abbattere. Vero, i tifosi non vengono a contatto, ma tirano di tutto. Ho visto arrivare bottiglie in campo quest'anno, quindi io ancora sono molto perplesso sul togliere le barriere. Io che sto in mezzo al campo mi sento molto tutelato dalle barriere, questo ve lo dico con molta franchezza, e parlo chiaramente. Noi non abbiamo 30.000, 50.000 persone, ma 8.000 persone al chiuso si sentono. Però la mia domanda che riguarda la mia città, che mi interessa di più: noi siamo una città che ha degli impianti sportivi pessimi, impianti sportivi di base. Ho seguito la sua distinzione tra impianto di base e impianto di grande spettacolo. Abbiamo anche uno sport di base, nel senso che non abbiamo eccellenze né nel calcio, perché qui si parla di calcio, però il parallelo, mi creda, è molto certo. Simile. La mia domanda è anche un po' provocatoria, sperando che ci sia magari qualche amministratore che ascolta. Potendo una città investire oggi su un impianto, una città come Viterbo, che non ha squadre di alto livello né nel calcio, che forse è lo sport con più tesserati in Italia, ma non è lo sport, perché purtroppo passa sempre questo messaggio: ormai la domenica sportiva è la domenica calcistica. No, non è così. Non è lo, al mondo sicuramente non è lo sport con più tesserati, e forse anche un po' di mi fa piacere che l'ingegnere venga da un altro sport e che abbia parlato di pallacanestro e abbia parlato e conosca altre realtà. Poi però, sono andato all'Ippica, però vabbè, ma io sono andato all'arbitraggio, sono messo meglio, peggio. No, dicevo, una piccola città come Viterbo oggi, dovendo investire, avendo uno stadio che fa ridere e avendo un palazzetto dello sport che fa ancora più ridere, e vedendo anche il confronto con gli altri impianti chiaramente, e non avendo un'attività d'eccellenza, perché a parte poca roba noi non abbiamo uno sport che in questo momento eccelle, una comunità come quella viterbese su cosa sarebbe meglio che dovrebbe investire? Su un palazzetto a, diciamo, di base ma di buon livello, o su uno stadio di base a buon livello? Io distinto direi sul palazzetto di base, nel senso che se effettivamente in questo momento non c'è neanche una realtà sportiva, calcistica, tale per cui ha senso investire sullo stadio, sarei portata a dire che, insomma, mi sembrerebbe più corretto un'offerta ai cittadini, insomma, più fruibile da parte dei cittadini. Poi dicevamo, probabilmente da noi in Italia, considerata anche la difficile situazione che stanno attraversando le amministrazioni comunali, ecco perché si cerca di pensare a progetti finanziati non dalle amministrazioni comunali per gli stati, ma un po' come ha fatto la Juventus, no? Quindi progetti finanziati vendendo il naming rights, vendendo gli spazi commerciali, senza andare necessariamente a gravare ulteriormente su un'amministrazione comunale che giustamente ha anche altro a cui pensare, e non solo, insomma, il calcio, lo sport o il piano. L'architetto ha messo il dito nella piaga, ma perché? Da quando mi occupo di dirigenza sportiva, ogni volta che ho per le grinfie un politico mi sfogo. L'Italia è un paese che nel dopoguerra ha avuto una specie di repulsione intellettuale, culturale nei confronti dello sport, perché durante il periodo fascista era uno strumento del governo del consenso, e quindi ha rifiutato di occuparsi di sport, ha delegato il CONI. Piccola storia del CONI: il CONI è un'entità fondata in antico, l'anno prossimo saranno 100 anni, ma rifondata con una legge istitutiva del 1942 durante la guerra e in pieno potere dittatoriale fascista, insieme con l'UNIRE, l'Unione Incremento delle Razze Equine. Cosa è successo? Che nel dopoguerra, quando si è riformato il governo del paese, al CONI è stato mandato dal Comitato di Liberazione Nazionale un commissario che era l'avvocato Monesti, che era membro del Comitato Nazionale di Liberazione Nazionale.
con lo scopo preciso di liquidare un ente fascista e abolirlo e ricreare uno nuovo. Onesti ebbe la precisa coscienza e conoscenza che se si fosse dovuto ricreare un ente nuovo si sarebbe dovuto fare il CONI, tale quale, perché il CONI non è altro che l'espressione italiana del Movimento Olimpico Internazionale. Quindi ebbe una specie di carta bianca dal Comitato di Liberazione Nazionale e nel giro di un paio d'anni ottenne quello che è stato il segreto della potenza del Comitato Olimpico Italiano, la gestione del concorso pronostici sul calcio, il Totocalcio, che era una volta gestito dalla SISAL, società che esiste ancora adesso e che tratta di scommesse, e che fu in realtà dato in gestione al CONI, che aveva un settore Totocalcio che gestiva il Totocalcio. E su questo gestione Totocalcio, sugli utili di Totocalcio, distribuiti il 50% allo Stato, il CONI ha fatto la sua fortuna. Ma ha fatto da un lato la sua fortuna dal punto di vista di ente, ma ha fatto la sfortuna dei cittadini italiani. Perché quando lo Stato si ritira dall'organizzazione di una cosa così importante dal punto di vista educativo, civile e sociale come lo sport, commette un errore drammatico. Nei paesi civili lo sport si fa a scuola, le scuole hanno impianti sportivi, è lo Stato che costruisce la scuola e gli impianti sportivi, è lì che si crea la cultura sportiva. Dove questo non è avvenuto, vedi l'Italia, il problema è stato in parte affrontato ma non risolto dalle amministrazioni locali e oggi in momenti di crisi finanziaria e chiaramente non possono affrontare degli investimenti importanti come sono quelli degli impianti sportivi. Quindi fin tanto che una riforma vera dello Stato italiano non toglierà la patata dalle mani del cuoco sbagliato che è il CONI e lo metterà nelle mani del cuoco giusto che è la scuola, lo sport italiano soffrirà sempre per quello che riguarda lo sport di base di una grave carenza di infrastrutture, gravissima carenza di infrastrutture. Io sono cresciuto in un liceo a Bologna, in un liceo di 1500 studenti senza palestra, senza alcun impianto. Noi abbiamo fatto 5 anni senza fare sport. 300 metri più in là c'era un istituto, un vecchio istituto ottocentesco, un liceo classico molto noto, molto buono anche. 300 metri più in là c'era invece il liceo scientifico statale, nuovo, con palestra, con impianto sportivo, eccetera, eccetera, per cui la differenza di formazione umana di un futuro cittadino in una scuola senza impianto sportivo, in una scuola con impianto sportivo, è nettamente differente, la qualità è fortemente differente. È chiaro che il sistema educativo italiano è questo ed è affidato allo Stato. Le scuole private come sono negli Stati Uniti, in Inghilterra, che hanno i mezzi presi dalle famiglie naturalmente, questo è l'altro lato negativo della medaglia, e per fare gli impianti sportivi le nostre scuole non ce l'hanno al momento. Quindi è chiaro che una pubblica amministrazione che deve supplire alle carenze dello Stato fa quello che può. In genere sono i piccoli medi comuni che riescono a fare di più che i comuni medio-grandi, perché hanno dei problemi di gestione del territorio molto più piccoli, molto più semplici, e in genere hanno una popolazione giovane, sviluppo, quindi hanno mezzi maggiori. E quindi le città come Viterbo, come Bologna, come tante altre città italiane, Mantova, Ferrara, medie, vuol dire hanno delle gravissime carenze di capacità educativa e formativa del cittadino proprio perché non hanno impianti sportivi nelle scuole. Quindi anch'io sono d'accordo con quello che dice la dottoressa, è meglio gratificare o comunque contribuire alla soluzione del problema della maggioranza possibile degli sport piuttosto che focalizzare gli investimenti su un'unica disciplina. Grazie. Prego. Se ci sono altre domande, non così pesanti come quelle dell'architetto, perché quella è proprio il problema dello sport italiano. Ringrazio anche io i nostri relatori. Io volevo riprendere un po' il discorso che avevamo fatto prima di venire qua. L'importanza dello stadio
abbiamo iniziato a parlare degli stadi, poi grazie ad Emanuele abbiamo parlato degli impianti sportivi del tipo Palazzo dello Sport. Pronto? Ci siamo? La cosa che dicevo, che ritengo sia interessante, anche per realtà piccole come questa, ma anche per realtà eventualmente più piccole, sia quello di partire dai impianti sportivi di nuova generazione, perché questo Juventus Stadium è un esempio che abbiamo qui tangibile, ma in tutta Europa e in tutto il mondo ormai si ragiona tanto in questo senso. La vendita degli spazi commerciali a cui lei faceva riferimento, io ritengo sia veramente uno degli elementi di promozione del bilancio delle società sportive. Io ritengo che anche in una realtà piccola come Viterbo, dove purtroppo nel 2007 è stato fatto uno stadio di calcio, a mio modo di vedere, io non sono un tecnico, ma a mio modo di vedere di vecchia generazione, che ha causato peraltro il fatto che la squadra della Viterbese ha dovuto peregrinare tutta la provincia di Viterbo e anche fuori provincia per giocare le partite, e poi alla fine ha pagato questa cosa con la retrocessione, perché chiaramente non avendo uno stadio di casa andava sempre con 10, 20, 30 spettatori al seguito, perché doveva andare una volta a Toscana, una volta a Montedioscone, una volta a Narni addirittura, e alla fine retrocessa, diciamo, ha avuto un effetto anche tangibile e pesante. Il fatto perciò di avere un impianto sportivo che possa avere degli spazi commerciali, che possa essere concepito come per essere utilizzato 7 giorni su 7, 30 giorni su 30, 24 su 24, perciò dai ristoranti, dagli asili nido. Parlavamo del Juventus Stadium, dove hanno dovuto mettere un secondo asilo nido perché era il più frequentato di Torino. I ristoranti, si diceva a Padova di fare gli uffici comunali dentro lo stadio, dal cinema nelle parti interrate. E questo secondo me è un passaggio dove le società sportive, anche piccole, possono crearsi un tesoretto per andare avanti. Noi qui a Viterbo abbiamo una situazione molto difficile con la società di calcio. Purtroppo è sempre rimessa tutta quanta la situazione alla generosità dei presidenti, e poi alla fine questa generosità anche in tempi di crisi va a scemare, e là si crea chiaramente un cortocircuito, e chi ci rimette sono i tifosi e le persone che hanno sperato in quella realtà sportiva. E questo è un primo aspetto, cioè quello dello sviluppo delle realtà commerciali legate agli impianti sportivi. C'è un secondo aspetto che faceva riferimento lei, che è molto interessante per quanto riguarda l'Inghilterra: spazi di impianti sportivi concepiti in città, nel tessuto urbano, che ormai sono stati inglobati completamente dalla città, per cui anche l'idea di poter delocalizzare uno spazio di periferia dove fare degli accessi migliori, dei parcheggi migliori, parcheggi magari interrati, fare dei collegamenti con la superstrada e anche i trasporti pubblici, creare anche un polo sportivo per mettere anche un palazzetto dello sport, perché appunto si può fare il discorso che diceva lei della perequazione. Io a te privato che vuoi costruire fuori, ti faccio costruire dentro, utilizzando quegli spazi per fare delle smart village, sostanzialmente delle case di nuova concezione, anche quelle, e magari delocalizzo. So che tutti quanti siamo legati al nostro impianto cittadino e ci piace poter arrivare a Rosario a piedi, però se noi abbiamo un impianto che poi è in grado di sostenersi 30% con gli spazi commerciali, 30% grazie a quegli spazi che sono stati sfruttati, io ho delle società sportive che riescono a sostenersi, ad andare avanti e a creare futuro. No, sono assolutamente d'accordo, nel senso che è chiaro che poi non esiste un modello di stadio perfetto, però ci sono questi stadi di nuova concezione, consentono tantissime diverse possibilità di sfruttamento, quindi bisognerà partire senz'altro da un'analisi del territorio, no? Per capire cosa è più utile sfruttare commercialmente in quel territorio, in quell'area della città, quindi ci può essere bisogno di un centro fitness, di una palestra, di uffici, di un centro non so, specializzato per massaggi, o un centro, anche un centro di riabilitazione per anziani, qualunque cosa, diciamo, può essere realizzata, perché poi lo stadio alla fine è un grande contenitore, quindi gli spazi
se ben progettati ci sono per realizzare tutte queste attività, senza contare ovviamente quelle che dicevamo dei ristoranti, l'eventuale albergo, insomma ci sono alberghi costruiti dentro, inglobati nello stadio, dove dalle suite si vede direttamente il terreno di gioco, ci sono addirittura voglio dire impianti sportivi dove si organizzano matrimoni, insomma veramente le possibilità diventano molteplici e possono essere sfruttate per creare il tesoretto e per diversificare sicuramente le fonti di ricavo, quindi senz'altro questo è il futuro, insomma. Vorrei però portare un'altra valutazione, che qui intervengo. Intervengo come presidente dell'Accademia Olimpica e mi riallaccio al discorso fatto dal nostro arbitro architetto. Tanto che la dimostrazione di quello che voglio dire nasce dalle considerazioni che ha fatto prima Francesca Sanzone relativamente al fatto che ci deve essere l'esigenza di una figura che gestisca i rapporti con i tifosi per controllare in qualche modo l'aggressività o comunque la correttezza assicurarsi la correttezza dei rapporti. Ma perché c'è una stortura di fondo? Perché non c'è educazione sportiva. Se ci fosse educazione sportiva, quello che a volte succede di vedere negli stadi, che i giocatori, piccoli giocatori di 10-12 anni, vengono caricati di pressione da parte dei genitori o degli amici in senso negativo, non succederebbe. E qui ritorno un momento, e non voglio farla lunga, ma mi pare che sia anche questo un discorso assolutamente centrale e pregnante. Che cos'è lo sport? Lo sport viene definito un'attività fisica fatta volontariamente nel rispetto di regole precise e accettate. Non è altro, in sintesi estrema, che la base della convivenza civile. Quando persone accettano, gruppi di persone accettano di scontrarsi, essendo chiaramente avversari l'una dell'altra, ma nel rispetto delle regole e nel rispetto della convivenza, parliamo di quello che costituisce la base di una convivenza civile, non solo sportiva. Questo è il profondo significato dello sport. Se i ragazzi non vengono fin da piccoli educati a questi concetti e se non sono educati a fare lo sport con questi concetti, difficilmente quando sono adulti pieni delle frustrazioni che gli vengono dalla vita poi nello stadio si controllano. Quindi non possiamo pensare di risolvere tutte le storture con la realizzazione di un impianto sportivo moderno, efficiente e funzionale. Ci deve essere parallelamente anche la costruzione, oltre che dello stadio, di una mentalità corretta dal punto di vista sportivo, altrimenti difficilmente questo succede. Io ho frequentazioni con il mondo anglosassone e a parte le quantità spropositate di birra che si ingollano, normalmente i tifosi, che non siano veramente pericolosi, in quei paesi non sono certamente molto molto meno aggressivi, molto più tolleranti. L'applauso all'avversario è più comune che da noi non succede mai. È anche vero che tutto il mondo tende a omogeneizzarsi, che la globalizzazione dal punto di vista delle comunicazioni porta anche alla globalizzazione dal punto di vista dei comportamenti, e quindi loro peggiorano, noi speriamo magari di migliorare, questo è l'augurio che penso che sia giusto che ci facciamo. Se non ci sono altri interventi, credo che abbiamo avuto una serie di informazioni utili, interessanti, importanti. Ognuno di noi ha svolto il suo ruolo in maniera appropriata e siamo pronti, lo dico anche a nome della dottoressa Francesca Sanzone, di tornare se sarà necessario ritornare per fare qualcosa
interessante e importante durante questa serie di incontri che qui a Viterbo siete stati così bravi da organizzare. Con piacere, grazie a tutti.